In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, introibo ad altar Dei. Ad eum crucificat juvem tutel meam. Iudica me Deus, discerne causa meam de gente non santa, abomine inique doloso ergo me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare mi tristis in cedo dum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altar Dei, ad eum crucificat juvem tutel meam. Confitebo tibi inciter a Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, quare conturbas me. Spera in Deo, quoniam ad hoc confitebo voli, salutaremus tus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad eum crucificat juvem tutel meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Confite or Deo onnipotenti, beate Maria, semper Virgini, beato Michele, Arcangelo, beato Giovanni Battiste, Santis Apostolis Petro e Paolo, onibus santis et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitazione, verbo et opere, mea culpa, mia maxima culpa, et io precor beatam Mariam, semper Virginem, Beato Michele, Marcangelum, Beato Ioannem Battistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseria tua tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, peruccat te ad vitam eternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria, semper Virgini, beato Michele, Arcangelo, beato Ioanni Battiste, Santis Apostolis Petro et Paulum, omnibus qui pater, quia peccavi nimis, cogitazione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam, semper Virgem, beatum Michelem Arcangelum, beatum Ioannem Battista, Santos Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perduca vossa vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus et vivificabis nos. Et flex tua et habito vinte. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes, sub honore beate Mariae Virginis, boni consilii matris, de cuius solennitate gaudent angeli et collaudant filium Dei. Alleluia, alleluia. Eruttavi cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes, sub honore beate Mariae Virginis, boni consilii matris, de cuius solennitate gaudent angeli, collaudant filium Dei. Alleluia, alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus Re Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis,
qui toglis peccata mundi suscipe deprecazione nostra, qui sedes ad dexteram patris e miserere nobis, quoniam tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria dei patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui genitricem diletti fili tui, matrem nobis dedisti, e iusque speciosam imaginem, mira apparizione clarificare dignatus es, concede quesumus ut eius demonitis iugiter inerentes, secundum cortum vivere, et celestem patriam feliciter, per venire valeamus, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum figlium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus qui in filii tui humilitate, iacente mundum erexisti, fidelibus tuis perpetuam concede letitiam, ut quos perpetue mortis e ripuisti casibus, gaudis facias perfruis sempiternis. Gregem tuum, Pastor Eterne, placatus intende, e per beatos Cletum e Marcellinum, martires tuos acque summos pontifices, perpetua protezione custodi, quos totius ecclesie, prestitisti esse pastores. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Sapientiae. Ego quasi vitis fructificavi suavitate modoris, e flores mei fructus honoris et honestatis. Ego mater pulcre dilectionis et timoris, et agnitionis et sante spei. In me gratia omnis vie et veritatis, in me omnis spes vitae et virtutis. Transiter me omnes qui concupiscitis me, et a generationibus meis implemini. Spiritus enim meum vel dulcis, et hereditas mea super me le favum. Memoria mea in generationes et seculorum, quae aduc exuriant, et qui bibunt me aduc exitiant. Qui audit me non confundetur, et qui operantur in me non peccabunt. Qui elucidant me vitam aeternam abebunt. Deo gratias. Alleluia, alleluia, ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Alleluia. Per te, Dei genitrix, nobis est vita perdita data, quae de cielo suscepisti prolem, e mundo genuisti salvatorem. Alleluia. Dominus vobiscum, et cum sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore missus est angelus Gabriel ad Deo, in civitate in Galilee cui nomen Nazareth, al virginem desponsatam viro cui nomen erat Iosef de domo David e nomen virginis Maria. Et ingressus angelus ad Deam dixit, ave gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus. Quecum audisset turbata est in sermone eius, e cogitabat qualis esset ista salutatio,
et ait angelus ei ne timeas Maria, invenisti enim gratiam apud Deum, ecce concipies in utero et paries filium, et vocabis nomen eius Iesum. Hic erit magnus et filius altissimi, vocabitur, et abit illi Dominus Deus, sedem David patris eius, regnabit in domo Iacob in eternum, et regni eius non erit finis. Laus tibi Christe. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia, sia lodato Gesù Cristo. Siamo giunti, cari fedeli, vicini e lontani, che ci seguite dalle vostre case in questo periodo, alla seconda domenica dopo Pasqua, la domenica del Buon Pastore, della quale verrà letto il Vangelo finale, al posto del Vangelo secondo Giovanni, ma è anche quest'oggi la festa della patrona del nostro istituto, la Madonna del Buon Consiglio. La terza memoria è quella dei santi pontefici e martiri Cleto e Marcellino. Durante la passione e la resurrezione di Gesù, in questo tempo pasquale, abbiamo avuto sotto gli occhi l'immagine dell'agnello di Dio, sgozzato e ritto in piedi, per usare le parole dell'Evangelista Giovanni che lo vide sulla croce. Sgozzato perché immolato per noi, ma ritto in piedi perché sempre vivo. Gesù morto e risorto. È Lui questo agnello che toglie i peccati del mondo, che lava i nostri peccati nel suo sangue preziosissimo. Ma Gesù Cristo è nello stesso tempo sacerdote e vittima. Egli è quindi sia l'agnello immolato per noi, sia quel sacerdote che è guida e pastore delle nostre anime. Per questo Cristo ha potuto dire di sé: io sono il buon pastore e do la mia vita per le mie pecore. È buono come solo Dio può essere. Dio solo è buono, aveva detto Gesù, e oggi qualifica se stesso di buono. Egli è la bontà stessa, la bontà infinita, e nello stesso tempo dà la sua vita per noi, e quindi, come detto, sacerdote e vittima. Quanto bisogno abbiamo, cari fedeli, di buoni pastori che all'immagine di Gesù, altri Gesù Cristo, passino in mezzo a noi facendo del bene ed apportando la parola di nostro Signore, la santa fede che ci salva, i sacramenti che ci comunicano la sua grazia e ci applicano la sua passione, affinché si possa vedere in loro, al di là dei loro difetti umani, l'immagine di Gesù, sempre vivo e presente in mezzo a noi. Questo compito di formare i suoi sacerdoti, gli apostoli che egli ha scelto e che ha riunito attorno a sé, il Signore lo iniziò e volle che ci fosse presente in quel momento la Santa Vergine. Sto parlando delle nozze di Cana, quando Gesù aveva appena riunito attorno a sé il primo nucleo, non tutti, alcuni dei futuri apostoli: Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Natanaele, Bartolomeo.
Ed eccoli che si trovano a Cana di Galilea e in quel momento, come sapete, avvenne il primo miracolo di Gesù. Non ne aveva compiuti altri in 30 anni della vita sua. In questo primo miracolo il Signore l'ha fatto soprattutto per i suoi futuri apostoli, affinché potessero credere più fermamente in Lui, affinché potessero quindi decidere di lasciare ogni cosa definitivamente per seguire Lui. E nello stesso tempo perché attraverso quel miracolo potessero ricevere una prima, ancora lontana preparazione a quello che sarebbe stato poi il loro ruolo di sacrificatori, cioè coloro che dovevano immolare, secondo la domanda di Gesù, il sacrificio del Nuovo Testamento, il corpo e il sangue di Gesù. Fate questo in memoria di me. Il Signore trasforma infatti l'acqua, simbolo dell'Antico Testamento, nel vino, simbolo del Nuovo, e questo a sua volta sarà figura di quando nell'ultima cena trasformerà il pane e il vino nel suo corpo e nel suo sangue, come avverrà pure qui tra qualche istante, sempre per obbedire alla parola del Signore. E chi fu strumento di questo miracolo? Chi necessariamente ha ottenuto questo miracolo e stessa questa grazia, se non la Santa Vergine, la quale ottiene, secondo la disposizione della provvidenza divina, che quel miracolo avvenga in quel momento e non dopo. Ella ha solamente manifestato al suo figlio la necessità degli sposi. Non hanno più vino. Non c'è bisogno di dire altro, basta chiedere perché il Signore capisca. E basta che chieda Maria perché il Signore non possa rifiutare. Ecco quindi che Maria dà ai il buon consiglio, questo buon consiglio che poi è Gesù. Fate tutto quello che Egli vi dirà. Ecco qui in un certo senso vediamo già quel ruolo di Maria, madre del buon consiglio che festeggiamo oggi 26 aprile. Perché in questa data? Perché il 25 aprile 1467, vicino a Roma, a Genazzano, apparve miracolosamente in una chiesa che si stava cercando di restaurare senza averne però tutti i mezzi, su iniziativa di una pia vedova, apparve un'immagine, quell'immagine che avete visto prima dell'inizio della celebrazione della Messa, è una copia ovviamente, un'immagine della Madonna, la quale veniva, potremmo quasi dire fuggiva, miracolosamente da Scutari, dall'altra parte del mare, in Albania, perché i musulmani negatori della divinità di Gesù Cristo e negatori della Santissima Trinità stavano avanzando sempre più e conquistando col sangue, col terrore, con le armi questa terra cristiana. E allora la Vergine Maria, per così dire, abbandonò un popolo che diventava infedele, in parte, perché ancora oggi vi sono dei cristiani e dei cattolici, e anzi è stato ricostruito quel santuario dove vi era la sua immagine della Madonna del Buon Consiglio che i comunisti poi avevano distrutto. Ebbene, la Santa Vergine ha deciso di venire in mezzo a noi, come la Santa Casa di Loreto, così l'immagine di Genazzano ha fatto sì che Maria volesse significare che ella voleva stare in mezzo a noi e noi dobbiamo essere vicino a lei. Ha voluto essere onorata col nome, col titolo, tra i tanti altri suoi, di madre del buon consiglio. E questo ci ricorda che Gesù Cristo, il suo divin figlio, e Magni Consilii Angelus, l'angelo del Gran Consiglio, ed è nel seno della Trinità il Verbo di Dio, cioè che procede dal Padre per via di intelletto e di sapienza. Gesù Cristo è per appropriazione la sapienza divina, l'eterna sapienza, ed è la verità stessa,
io sono via, verità e vita. E nello stesso tempo egli quindi ordina ogni cosa, come è il compito della sapienza, dalle cose più alte, affinché tutto sia ben disposto. Ora noi abbiamo una virtù che è la virtù principale tra le virtù morali, quella di prudenza, che consiste nel disporre bene tutti i mezzi che sono le creature che noi possiamo scegliere affinché siano ordinati al fine ultimo che è Dio, Santissima Trinità. Questa è la vera libertà dell'uomo che ne fa la sua dignità, non il poter scegliere il male, che è malattia della libertà umana imperfetta, ma nel scegliere sempre i mezzi migliori per giungere al bene. E quante volte nella vita noi siamo in dubbio, ci troviamo come a un crocicchio di vie, di strade, non sappiamo bene quale prendere. A volte il male e il bene si presentano a noi in maniera chiarissima, a volte no. E a volte siamo noi che siamo fiacchi, spaventati, tentati e non sappiamo cosa fare. E come successe a noi quando nel 1985 lasciammo la Fraternità San Pio X per fondare l'istituto che porta questo nome, prendemmo il nome di Madonna del Buon Consiglio proprio perché, smarriti come eravamo, nell'oscurità come si era, in questo periodo di tempesta per la Santa Chiesa, in cui il pascosso e le pecore sono disperse, avevamo bisogno appunto di qualcuno che ci consigliasse e abbiamo cercato, come deve fare ognuno, il nostro buon consiglio nella sua Santa Madre e nel suo Divin Figlio. Questo è anche uno degli scopi del nostro istituto e vorrei leggere ai fedeli che conoscono l'istituto ma forse non conoscono queste parole. E viene detto tra l'altro, si ricordino i membri dell'istituto che la fecondità del loro apostolato dipende esclusivamente dalla grazia di colui senza il quale non possiamo far nulla e nella mediazione della sua Santa Madre e si daranno quindi il primo posto a una fervente vita di preghiera e dalla propria santificazione. E poi viene detto, la Vergine Maria ha un ruolo fondamentale nella vita interiore dell'istituto. Venerata particolarmente sotto il titolo di Mater Boniconsili, Maria deve essere l'anima dell'istituto. Alla Santa Messa, nella recitazione dell'ufficio divino del Rosario, durante ogni attività, nel corso dei viaggi, nell'amministrazione dei sacramenti, per chi non fosse sacerdote o religioso, durante il lavoro o nella vita familiare, la presenza della Madre del Buon Consiglio deve farsi sentire. A lei si affideranno le pene e le gioie, a lei si chiederanno le luci necessarie prima di ogni decisione, a lei si offriranno le nostre mortificazioni. Il membro dell'istituto che non capisse l'importanza di questa affiliazione totale a Maria, specialmente in quanto madre del Buon Consiglio, avrebbe certamente mal capito il senso di questa scelta. Se un istituto si vota a Maria sotto un titolo particolare, Mater Boni Consili, è perché proprio nel Buon Consiglio della Madre Celeste esso ripone tutte le sue speranze e le sue debolezze. E quindi per concludere queste parole già troppo lunghe, anche se come si dice De Maria nunquam satis, vorrei citarvi un passo del canto popolare alla Madonna del Buon Consiglio, penso canteremo alla fine di questa messa, che riguarda questa volta voi, cari fedeli. Vorremmo essere vicini a voi, vorremmo poter apportare le grazie di Gesù Cristo a ciascuno di noi. Vi ricordiamo ogni giorno nella preghiera, particolarmente alla Santa Messa. Ed ecco quindi l'invocazione che per ognuno di voi e per tutti voi assieme facciamo oggi alla Madonna. Proteggi il nostro popolo che spera nel tuo consiglio e vive del tuo amor. Accogli la sua fervida preghiera, o figlia, o sposa, o madre del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e così sia.
Sia lodato Gesù Cristo, Mater boni consili, ora pro nobis. Nonum Deum, Patrem Omnipotentem, Fattorem Celi et Terre, Visibilium Omnium et Invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, et est Patre Natum ante omnia saecula. Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deo Vero, Genitum non factum, consustantialem Patri, perquem omnia fatta sunt. Qui proter nos homines e proter nostram salutem descendi de celis et incarnatus est de Spiritu Santo ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifissus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in cenum et sedet ad desteram Patris, et iterum venturus est con gloria iudicare vivus et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum santum dominum et vivificantem, qui est patre filioque procedit, qui cum patre figlio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum battisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrezionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Recordare Virgo Mater in cospettu Dei ut loquaris pro nobis bona, et ut avertat indignationem sua manobis. Alleluia. Thank you.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Abemus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, e come salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine Sante Pater Omnipotens Eterne Deus, et te in festivitate beate, Marie Semper Virginis, collaudare, benedicere et predicare. Quae et unigenitum tum, Sancti Spiritus, ob umbrazione concepit, et virginitatis gloria permanente, lumen eternum mundo effudit, Iesum Christum, Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Cedi celorunque virtutes, ac beata Serafim socia exultatione concelebrant, cum quibus in nostras voces ut amiti iubeas de precamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Osanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Osanna in excelsis. Thank you.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceti salutaribus moniti e divina institutione formati al demus dicere. Pater noster qui es in ceni, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini si semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus.
Regina Mundi Dignissima, Maria Virgo Perpetua, intercede per la nostra pace e salute. Qui genuisti Christum Dominum, Salvatore Omnium, Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus adiu et nos quesumus Domine gloriose tue genitricis et semperque virginis Mariae, matris boni consigli intercessio veneranda. Ut quos perpetuis cumulavit beneficis, ea quae agenda sunt iugiter videre faciat, et ad implenda quae viderint convalescere, qui vivis regnas cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus presta nobis quesumus omnipotens Deus, ut vivificationis Tue gratiam consequentes, in Tuo semper munere gloriemur. Refectione sancta e nutritam guberna quesumus Domine Tuam placatus Ecclesiam, ut potenti moderazione directa, et incrementa libertatis accipiat, et in religionis integritate persistat. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Figlium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite, missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In illo tempore dissit Iesus Phariseis, ego sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis. Mercenarius autem et qui non est pastor, cuius non sunt oves proprie, videt lupum venientem, et dimittit oves e fugit, et lupus rapit et dispergit oves. Mercenarius autem fugit, quia mercenarius est, e non pertinet ad eum de ovibus. Ego sum pastor bonus, e cognosco meas, e cognoscunt me mee. Sicut novi me pater, et ego agnosco patrem, et animam meam pono pro ovibus meis. Et alias oves habeo, quae non sunt ex hoc ovili, et illa soportet me adducere, e voce meam audient, e fiet unum ovile, et unus pastor. Deo gratias. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes efflentes in hac lacrimam valle. Eia ergo, vocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posto che exilium ostende, o clemens, o pio, dulcis Virgo, Maria. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dignificiam promissionibus Christi. Oremus, Deus, refugium nostrum et virtus populum, ad te clamante propitius espice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitrice,
Maria, cum beato Iosefio io sponsa, betis apostolis tuis, Petro e Paolo et omnibus santis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et esaltazione, sancta matis ecclesia peces e fundimus, misericors et benignus exaudi per undem Christum Dominum nostrum. Amen.